Campagna finanziata con il contributo dell'Unione Europea e dell'Italia. Regolamenti dell'Unione Europea 611 e 615 del 2014. Eccezionale affluenza di pubblico anche quest'anno al Sol, la rassegna degli oli extravergini di oliva all'interno della manifestazione del Vinitaly. Esperti e amatori degli oli extravergini, buyers e ristoratori, tutti interessati alle esposizioni e alle degustazioni che si sono tenute negli stand e negli eventi di assaggio. Prima ricetta della seconda giornata al cooking show dell'Agorà curato dall'Aipop. Un piatto con ingredienti di recupero, semplice ma gustoso. A Roma lo chiamano la panzanella, in Toscana il pan bagnato. Al Sol viene presentato dal poliedrico cuoco, professore, chef, attore e regista Andy Luotto. Sentiamo dallo stesso Luotto la sua interpretazione del piatto. Siccome sono un appassionato dell'olio extravergine d'oliva italiano, ho pensato di fare una cosa basata sull'olio extravergine. Ho scelto un olio molto buono, poi un olio calabrese, e poi dopo l'olio, che è la spina dorsale della cucina mediterranea italiana, che cosa c'è? Il pane. E allora faccio un piatto a base di olio e pane. Pane particolare? Sì, un pane di Matera, che è famosissimo nel mondo. E faccio un piatto di recupero, che io sono molto sensibile a questa cosa qui, scegliendo 4-5 cose che sono qui in fiera, assemblando un piatto semplicissimo che mi ha portato fortuna in tutto il mondo, da Oslo a New York, a Roma, alla Calabria, Piemonte, perché sì, si percepisce che all'interno di queste cose c'è storia. Beh, ma è semplicissimo, ma spieghiamolo un po' questo piatto. Sì, va bene. Allora, a Roma viene chiamato la panzanella, poi in Toscana lo chiamano il pan bagnato, e là dove c'è stata la povertà o miseria, il pane avanzato non si buttava. La scarpetta insegna che il pane prende il sapore meglio di qualunque altra cosa al mondo. Della pasta, la patata, del riso, cioè il pane. Poi a me piace molto il gesto della scarpetta, ho dedicato il mio primo libro a chi... E allora sì, la base è pane, olio, pomodoro, una salsa di erbette, della cipolletta marinata in zucchero e aceto, un origano eccezionale, un po' di peperoncino, e una cremina fatta con 7 erbe aromatiche diverse e un po' di ricotta. È un piatto semplice, ma comunque anche con una certa elaborazione, via, diciamo. Sì, tutto a freddo, tutte cose reperibili. E in verità si potrebbe fare anche solo 3 cose, o 4. Io ho voluto, siamo qui, è venuto lì una cosa importante, ho trovato le erbe aromatiche che mi piacciono e mi sono detto perché non fare questo? Una cosa che la gente guarda e poi facilmente replicabile a casa. Quindi bisognerà farlo vedere bene questo piatto in modo che poi chi è a casa, non chiamiamole massaie perché ormai non ci sono più, ma le donne e anche gli uomini appassionati di cucina possano replicare. Sì, perché è pieno di gusto senza cottura, di cotto c'è nulla, c'è una marinatura. Ahimè non ho trovato la cipolla, ci voleva la cipolla rossa, non l'ho trovata, porca miseria. Ma è grave, questo è grave qui al Sol. Per questo tipo di piatto qui non è grave, perché si fa, è una cucina di recupero, si fa con gli avanzi, è una cucina degli avanzi. Qui purtroppo è avanzata la roba straordinaria e userò quella roba lì. Viene un piatto molto ricco, grazie a questo olio eccezionale che ho trovato. E scusa, siccome sono qui per l'azienda Oxigenia, sono produttori di acqua ossigenata con aggiunta di ossigeno, il pane va bagnato con un po' di acqua. Ma è un piatto storico questo, non è... Volevo anche chiedere, vabbè, il pane bagnato, ma poi bisognerà berci qualcosa anche dietro. Sì, qui guarda, che c'è questa cipolla rossa, ma io ieri ho bevuto una bollicina che era la fine del mondo, una roba veneta, mamma mia che meraviglia. Sì, sarebbe ovvio bere una bollicina qui, ma siccome il piatto è molto gustoso, ma perché non anche un bel rosso? Perché no? Campagna finanziata con il contributo dell'Unione Europea e dell'Italia. Regolamenti dell'Unione Europea 611 e 615 del 2014.